Oh, ho appena creato il cannone più grande del mondo. Esperimento riuscito. Oh, goloso. Oh, buonasera amici fattoni. Come state? Io bene. Io sono Lucas, lo scienziato pazzo del mondo mistico. Benvenuti nel laboratorio Infattanza. Oggi siamo in una nuova rubrica, dove episodio dopo episodio vi verrà data una guida semplice, vera e completa su come approcciarvi al mondo mistico. In questo episodio andremo a vedere tutte le bugie che i nostri genitori, professori, politici, insomma la società, ci raccontano su questo mondo mistico. Andremo a sputtanare tutti i luoghi comuni affidandoci alla scienza. Beh, che dire? Allacciatevi le cinture, accendete le vostre J e che il trip abbia inizio. Ai nostri giorni, soprattutto con l'avvenuta del proibizionismo, vengono raccontate un'infinità di stronzate sulla nostra amata piantina, mettendo noi chillmen sotto una cattiva luce. Dai, alzi la mano chi non è mai stato giudicato male, o peggio ancora, chiamato tossico. Personalmente, tutti i genitori dei miei amici mi odiano per quello che faccio. Tutti sono sempre pronti a indicare il dito, basandosi sulla finzione, sul sentito dire e non sui fatti. Per questo ci sono io. E sapete in primo luogo a queste persone cosa ho da dire? Vaffa. La fonte di piacere ti porta all'uso di altre cose. Sul serio? Beh, signori miei, non c'è una sola prova scientifica riguardo questa teoria. Questa teoria del passaggio nacque nel 1930, grazie al nostro arcinemico Heisliger. Passatemi la brutta pronuncia. Stiamo parlando della stessa persona che ai tempi riuscì a far credere a mezza popolazione americana che se qualcuno di colore consumava, magicamente iniziava a camminare sull'acqua. E per questo andavano fermati. Ovviamente questa teoria del passaggio, nel corso degli ultimi decenni, è stata smentita un'infinità di volte. Ma la maggior parte degli studi sono sempre stati censurati. Ve ne lascio uno in descrizione, che è anche il più famoso, il rapporto guardia. E la prima è stata sbugiardata. La fonte di piacere uccide le cellule cerebrali rendendoti uno zombie per sempre. Signori, sono ufficialmente un morto vivente. Ma dai, davvero stiamo facendo? Voi dovete mostrare questo video ai vostri genitori, ai vostri professori. Quante c***o mi vengono dette. Sebbene la fonte di piacere possa temporaneamente, e sottolineo temporaneamente, compromettere le funzioni cognitive, soprattutto sotto la sua influenza, essa non vi distruggerà mai nessun neurone, non come gli oppiacei o l'alcol, che nel tempo raggiunge e distrugge completamente ogni nostro organo, partendo da questo. La fonte di piacere crea dipendenza fisica. Guardatemi, questo sono io in pausa di tolleranza, tipo ora. Dov'è? Dov'è? Dov'è il mio tesoro? Ne ho bisogno, il mio tesoro, il mio tesoro! No, no e ancora no, ma ci voglio davvero io per questo. Alcuni individui possono sviluppare una dipendenza psicologica dalla fonte di piacere, ma non è assolutamente, e dico assolutamente vero, che si potrà mai sviluppare una qualsiasi dipendenza fisica. E aggiungo che quella psicologica è puramente soggettiva. Dipende dalla persona, dal carattere e dall'abuso che ne fa. E oltretutto, il rischio di cadere in questa dipendenza mentale è infinitamente più basso rispetto a quella dell'alcol, che addirittura a lungo termine crea danni psicofisici peggiori rispetto a LSD e a ecstasy. In confronto sono quasi caramelle. E pensare che il nostro caro amico è legale. Ah, vai.
Io questa ve la devo raccontare. Quando ero piccolo mio padre mi diceva: mi raccomando Lulu, non provare mai nulla, al massimo una birra il sabato sera con gli amici. Sì papà, meno 5.000 neuroni, grazie. Tossico del c***o. Ma piuttosto pa, prendi questa va e vai nel chill che stai meglio così. La fonte di piacere provoca brutti mali ai polmoni come il tabacco. Non lo riesco neanche a dire regà che mi viene da... Se vi andate a informare, e questa è una cosa che in pochi fanno, andrete subito a scoprire che la ricerca non è ancora riuscita a trovare un legame diretto tra la fonte mistica e il brutto male ai polmoni. Tuttavia, è importante sapere e ricordarsi sempre, infatti me lo sono anche scritto qui, che inalare nei polmoni qualsiasi cosa, soprattutto tramite la combustione di una cartina, può a lungo termine avere effetti negativi sulla salute dei polmoni. Quindi, come limitare questa cosa per noi chillmen? Qui nasce nostro figlio, il vaporizzatore. Infatti è stato provato che fa molto più male uscire in una metropoli trafficata, piena di traffico e di smog, respirare quell'aria anziché farsi una bella session con un vaporizzatore. Assurdo? No, non lo è. È così. Bugia. Il CBD non dà il chill. Non ti manda nel mondo mistico. In realtà, miei signori, il CBD può avere leggeri effetti magici, ma ovviamente non saranno mai lontanamente inebrianti come quelli del TSE. Vi riuscirà solo a rilassare un pochino e a migliorarvi l'umore. Tutte le varietà di fonte di piacere sono uguali. La misticità è una ed è sempre la stessa. Questa è una di quelle cose che in Italia ho sentito tantissime volte ed è completamente sbagliata. Infatti esistono un'infinità di ceppi di fonte di piacere, ognuna di esse con diversi cannabinoidi, THC o CBD, chi più potente e chi meno, e terpeni, ovvero i composti aromatici. Di conseguenza, queste variazioni portano a una potenza e a un gusto diverso, riuscendo a rendere ogni genetica unica nel suo genere. E niente signori, queste erano le bugie principali che ci raccontano su questo mondo. Se voi ne conoscete altre e volete sbugiardare qualcuno, fatelo qui sotto che vi leggo tutti. Per il resto noi ci vediamo alla prossima, che il chill e la sciallezza possano sempre essere con voi e con il vostro spirito. Ave popolo!